concepo, io non la sento. Io neanche, eccola. Oggi è venerdì 30 settembre 2022. Tu sei MM, io sono Eri e questa è Trend Me. Sigla. Ma io faccio solo così. Perché io cosa faccio? Sigla. Eccoci, siamo tornati. Finalmente siamo il 30 tornate. Settembre e finalmente anche settembre ci saluta. Ciaone settembre. Ti piace settembre? Ma nuovi inizi, nuove avventure. A me non mi piace per niente. Ma un mese proprio di passaggio, non lo so, non è né carne né pesce, non so passaggio. Come definirlo. Però è un passaggio tra la bella stagione e la stagione che fa cacare. Ah, la bella. Ma a te non piaceva l'inverno? Sì, sì, però per tutti voi mi fa cacare, quindi esatto. Mi sono adeguata agli altri, no? Per forza, però anche settembre è andato, boh, fine, va bene, ciao, che bello, grazie. Si aprono le porte al mese di ottobre! Bello, che l'autunno, bello. Colori autunnali, ma sai che cosa, sono contentissima che, tra l'altro, mi sta per scappare uno sterletto. Non farlo. Sono contentissima perché finalmente arriva uno dei miei frutti preferiti. La zucca. No, le castagne. Le castagne. Castagne a tradimento. Grazie come ieri non so che i picci. Perché ce li abbiamo? Costano le castagne, un sacco. Scusami che sono proprietaria terriera, io le castagne le prendo dai miei alberi. Vabbè. Dopo questo inizio un po' così, che facciamo? Partiamo? Sì, dai, con che cosa partiamo? Facciamo con la posta del cuore. E questa è la sigla. Cuoricini ovunque. Ah, continuo a dire, scriveteci per la posta del cuore perché siamo sempre ben liete di darvi consigli totalmente inutili. Soprattutto io. Inutilissimi. Inutilità. Però avete, ragazzi, veramente delle belle storie. Sì. Cioè, no, particolari. Ah, non so, non letto. Adesso. Vai, adesso vai, te la leggerò perché io le sto sempre in anteprima. MM fa la cernita delle cose, delle storie. Vai. Ciao Ribi, ciao MM. Ciao. Ciao. Sono Giacomo, per gli amici Jack. Ciao Jack. Ciao Jack. Sono io al primo... conosco un Jack, attenzione. Non è che lui. Boh, vediamo. È al primo anno di università, no, allora no. Non è lui. Sono al mio primo anno di università, prima esperienza nella grande città. Arrivo da un paesino della Sicilia e mi sono trasferito a Milano per studiare. Benvenuto. Milano col cuore in mano, accoglie chiunque, bravi, venite. Nuove amicizie, nuove attività... E nuovi, e ovviamente nuovi amori. Certo, se no cosa ci scriviamo a fare, scusa. Ma al posto di conoscere una ragazza della mia età, è successo che mi sono innamorato dell'assistente del mio professore di filosofia, ragazzi. Urca! Vabbè, potrebbe avere la stessa età, però, attenzione. Beh, però primo anno di università, se sei giusto, hai 19 anni. E questa magari ne ha 23-24. Si è appena laureata a 23-24 anni. Jack, faccelo sapere perché adesso siamo curiosi. Io non lo vedo come un grande scoglio, comunque vai avanti. Lei è stupenda, interessante, intraprendente. Un giorno dopo lezione mi sono fermata a chiederle una spiegazione della lezione ed è lì partita questa conoscenza che dura già da un mese. Adesso lo dice, lei ha 8 anni più di me. Cosa sarà mai? E ripeto, lo ripete, è l'assistente del mio professore, quindi forse... Magari ti interroga anche lei quando fate l'esame. Un voto un po' più alto. E ci dice, cosa ne pensate? Dovrei continuare o rischio solo di far danni? Allora, stranamente io ti dico di non andare avanti. Ma come, tu che dici sempre buttati, vai. No, perché è rischioso, io ti do questo consiglio. Dimenticala, fai l'esame e post esame rivai a bussare alla sua porta. Questo sono d'accordo anch'io, almeno levati quell'esame lì, cos'è filosofia. Perché più che altro poi potrebbe essere strano per lei, capito? Sì. Quest'estate ho visto una telenovela, non mi ricordo dove, in quale paese fossi, che raccontava più o meno la stessa storia del professore che faceva la gatta morta con l'assistente. Mi sembra che si chiami seduzione o qualcosa del genere.
infedeltà. Ed ero in Kosovo e c'era questa fiction italiana che si chiama Infedeltà. Che in Italia non esiste. Esatto, su Milano era, su Milano. Cioè, non lo so, devo cercarla, cerchiamo. Non ho ancora avuto modo di cercarla. Comunque, quindi, tu caro hai un altro Jack, consiglio? Ma no, l'amore è sempre l'amour, quindi... quindi? Next! Andiamo avanti. Andiamo. Aspetta, avanti. Ti è mai successa questa cosa? No. Cioè, avevo un professore carino alle superiori, ma io avevo tipo 16 anni, lui 40. Ti faccio una rivelazione. Vai. Sulla mia tesi triennale c'è uno dei ringraziamenti dedicati al più figo dei professori mai visti. Ma grande. Sono stata bravissima perché in realtà la mia tesi era del suo dipartimento, okay, diciamo. E quindi non ho ringraziato lui, ma ho ringraziato il secondo cortile con quel, come dire, quel raggio di sole che passava sempre allo stesso orario del pomeriggio quando lui tornava dal pranzo. Mamma mia, che cuore, se ci sta guardando. Quindi aveva un debole non lo so, non so come sia diventato, sicuramente è un bell'uomo. Andiamo, era un po' più grande. Passiamo in statale domani. Era in statale, ma va bene così. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Allora. Rubrichetta. Per quelli che sono esperti di questo programma sanno che adesso c'è la rubrichetta che è... lo sblocca il ricordo. E questa è la nostra sigla! Allora, vedo già cos'è. Lo sblocca ricordo di questa settimana è uno sblocca ricordo abbastanza age. Okay. Nel senso che è arrivato anche negli anni 2000, ma è proprio arrivato a morire negli anni 2000. Okay. Quindi non so ed se ed è un fantastico pupazzo animato di peluche rosa con il sopracciglia fucsia dalle sembianze di un cane che si chiama Wuhan come la città di Wuhan. No, si chiama U-A-N come Wuhan per uno. Wuhan per uno. Perché era, vabbè, inizialmente non era neanche su Italia 1, in un secondo momento è andato su Italia 1, era il pupazzo animato di Bim Bum Bam. Ah, beh, Bim Bum Bam lo conosco. Ok. Però no, questo non me lo ricordo proprio. Come? Guardalo, è bellissimo. Faceva Bim Bum Bam già prima con Licia Colò. Grande. Ah, innanzitutto la sua carriera l'ha fatta dal 1983, anno in cui sono nata io, al 2000. Quindi è una carriera molto molto lunga, 17 anni. Prima edizione con Licia Colò. Esatto. Poi Bonolis. Sì. Poi Manuela Blanchard, ma Manuela, ma chi è la Manu, ok? Tipo, e l'ultima è la Carlotta Pisoni Brambilla. Lui era la mascotte di Bim Bum Bam, era appunto, veniva doppiato da un essere umano. Okay. Ma era che mettevi dentro la manina? Sì, più o meno, sì, anche se era abbastanza grande, perché era, cioè, stava qua in mezzo a noi, guarda com'è grande. Quindi nasce questo One a cui succedevano cose e interagiva tantissimo con i conduttori, era un terzo conduttore a tutti gli effetti. Ok. Okay. Io gli volevo bene, mi piaceva perché aveva il ciuffetto rosa, fucsia, mi piaceva. Ma aveva un solo la testa, non aveva. Sì, il aveva corpo, anche un po' di corpo, in realtà anche un po' di braccio. Poi dopo si vedono, forse ho trovato delle immagini un po' più. Ah, ecco, qua le manine che si vedono. Esatto, le manine. Siccome poi era andato bene, in realtà è un'evoluzione. One era quella più famoso, okay. Ok, poi c'era quattro e due e tre. Aspetta, era la mascotte, no, perché quello lì era la mascotte Italia 1. Ah, ok, questo è di Rete 4. Questo è diventato la mascotte di Rete 4. In realtà, come si vede, è un po' più attempato, nel senso che sì, la sua carriera è dal 79 al 2001. Ragazzi, ok, Lippi. Un po' assomiglia anche a Claudio Lippi, è vero. Era il cugino di Juan perché c'erano tutti delle parentele, quindi tutti insieme. Però non si sa come mai lui fosse un orso e quello un cane, cioè c'è un po' di stranezza. Lui faceva, cantava anche, ma anche Juan cantava in realtà, e partecipano, sono comunque tra le persone che hanno cantato, persone ma diciamo, tra le voci cantanti di Fivelandia. Fivelandia ti dice qualcosa? Assolutamente no! Potrebbe essere un sblocca ricordo. Lui era un paninaro e parlava tutto la milanese. Figa.
Vabbè, adorava i Duran Duran, se proprio volete generation. Saperlo. Vabbè. Lui è stato con Giorgia Passeri, Deborah Magnaghi e Paola Tovaglia. Pensate, nel 2015 c'è un evento, ha partecipato nel videoclip di Maria Salvador, DJ Axe e quell'altro che non mi ricordo come si chiama. Okay. Fantastico. E poi quindi c'era Italia 1, Rete 4, manca Canale 5. E di conseguenza Five. Come si chiamava? Five. Eccolo là. Five era addirittura doppiato da Marco Columbro. Quindi proprio c'è, cioè, è completamente un'altra, un altro essere. È più piccolino. Esatto. No, È un biscione, giustamente, per via del simbolo di Canale 5. Fu vestito anche da supereroi che si chiamava Super Five in Super Flash, che era un programma di Mike Buongiorno. Questi tre li vedete, adesso sono 1, 4 e 5. Nel 2001 furono donati alla scuola Paolo Grassi di arte drammatica, ma attenzione, tra poco sono 20 anni, il 15 ottobre del 2002, cioè 20 anni fa esattamente, sono stati rubati e mai più trovati. No, in realtà esistono delle altre copie che però non erano le originali, sono tutti fatti a mano. Sono fatti a mano e ancora il mistero non si sa dove siano finiti. Ma pensa a te, ma che cattiva la gente, ma perché devi rubare questi pezzi di storia della televisione italiana? Guarda com'era carino, vorrei tanto stringerlo a me. È bellissimo. Bello, ti grazie, è piaciuto? Ribisi, ci porti sempre dei bellissimi sblocchi ricordi. Adesso mi scrivo da una parte Fivelandia, ecco, perché questa è un'altra perché cosa. Perché mi manca, ma non me lo vado a cercare. Non te lo andare a cercare, andate a cercarlo. Ce lo devi raccontare tu. Esatto. Va bene, andiamo avanti con la prossima rubrichetta. Scusami, allora la prossima rubrichetta in realtà è la nuova rubrichetta. La rubrichetta è la mia rubrichetta. I sgami di M&M. Allora, carissimi ragazzi e ragazze, telespettatori fuori sede, che quindi è arrivata a Milano. Oggi non so se vi può servire questo consiglio, non so se può servire a tutti questo consiglio. A te è servito? No, sì. Ah, ok. A me sì. Perché, cioè, tu lo sai, ma dovete sapere che io purtroppo utilizzo tanto la macchina e quindi anche a Lei Milano. Lei è un driver dell'e-commerce, sì, che non si può nominare. Purtroppo mi sono portata la macchina a Milano, ma ho scoperto che ci sono anche altri fuorisede che portano la macchina a Milano se la sono comprata, anche se utilizzate sempre i mezzi pubblici che funzionano benissimo a Milano. Ecco, sì, quindi piccolo consiglio, e ricordatevi, vabbè, le strisce blu sono le strisce blu a pagamento come praticamente in tutta Italia. Le gialle sono per i residenti, quindi non parcheggiate sulle strisce gialle perché prendete la multa, a meno che voi non abbiate la residenza a Milano e avete chiesto il pass, perché dovete chiedere il pass. In realtà c'è una registrazione sul sito di Milano, del comune, esatto, di Milano. Esatto, vai molto sul comune comoda, di Milano. Non dovete stampare niente, rientrate automaticamente nel. Però dovete fare la richiesta online. Esatto. Lo dico perché mi è successo che una mia amica mi dicesse: ma come? Ma io non capisco niente qua a Milano, che sono queste strisce gialle ovunque. Ragazzi. Quindi, scusa, adesso però io ho una domanda molto spontanea. Vai. A Torino di che colore sono le strisce dei residenti? Ma in realtà non ci sono, cioè nel senso sono blu, ci sono saranno sicuramente blu. No, ci saranno adesso andrò a cercare, non ci ho mai vabbè, fatto quindi caso. La distinzione è blu a pagamento, giallo residente, bianco libero. Ok, esatto. Ok, bello. Andiamo con gli eventi della settimana a cui non andrai. Ed eccola qua, la rubrichetta più longeva di tutte. È la più bella. Iniziamo. Tanto non siamo mai d'accordo. Allora, innanzitutto, allora, la prima è una cosa che io sicuramente non voglio fare, ma sicuramente, secondo me, neanche te. Vediamo. Primo, tra tutto, domenica alle 9 in Piazza del Duomo c'è la DJ Run 2022. Venga, io! No, non vengo, ovviamente.
sono allora, d'accordo. Cioè, una alle 9 e 2 si corre. Correre è una passione, però raga, anche basta. Cioè, Linus, fatti una vita, non è che insomma. Vabbè, questa, vabbè, è, la questa è la prima. Andiamo. Secondo, ti piace la musica? Sì, sì, dipende. Conosci le vibrazioni? Sì. Ok, puoi andare al loro concerto, le vibrazioni. Wow, al Fabric non ho scritto quando. Bene, secondo me probabilmente sarà solo stasera o domani, tendenzialmente. Ve lo scriviamo nei commenti. Ok, ti piacciono veramente le vibrazioni? Sì, le ascoltavo una volta. Io sapevo soltanto Giulia, quella basta, ok. Va bene. Allora, il terzo evento, in realtà, oddio, si sta scadendo tutta la pettinatura. Finiamo in fretta. Allora, il terzo evento, in realtà, è un evento che c'è per un po' di tempo, fino al 18 di dicembre. Abbiamo tempo. Allora, stanno pompandolo veramente tanto, per questo io non voglio andare, anche se l'idea mi piace. È il Museum of Dreamers. Il museo del sogno, dei sognatori. Bello. Sono 15 installazioni immersive, e posso dirlo ancora, Basta. Bello invece, secondo me è bello. No, dai, basta, che palle. Io ci andrò e ti porterò. Così direi. Non ci voglio venire. Realizzati da Elena e Giulia Sella. Sono in piazza Cesare Beccaria a Milano e costa per così poco, 19,50 €. Io non ci andrei più, ma va bene. Però vabbè, potete andarci. Ho visto, è instagrammabile, instagrammabile. Sono andate, tutte quelle un po' carucce, un po' care, però sono belle. Io ero andata tipo alla Beautiful Gallery, cara, ma bella. Secondo me è qualcosa di simile, qualcosa di divertente. Vabbè, poi gli ultimi eventi, in realtà sono due week. Uno è un evento diffuso e non ne posso più degli eventi diffusi. Basta gli eventi diffusi. Hanno rotto. Ed è la Scala in Città. Dal 27, che era 3 giorni fa, adesso non mi ricordo quando, a domani, okay. Ci sono eventi di musica classica in giro per la città. Beh, carino, dai, ti piace la musica classica, vai da una parte all'altra in base a dove ti trovi, ci sta. E l'altra purtroppo è una week, magari se si chiamava in un altro modo era un po' più interessante, ed è la Green Week. Oggi, fino al 2 di ottobre ci sono eventi diffusi per tutta la città. All'insegna del green. Giusto. Ma sarà greenwashing? Chi può dirlo? Chi può dirlo? Eri B, qua siamo andati bene. Siamo arrivati alla oggi. Fine, ma prima della fine, qual era la domandella della settimana scorsa? Non me la ricordo. Ma tu dormi con il pigiama o dormi nuda? Io dipende con quel che trovo, magliettina, pigiamini abbinati pochi. Ah, quindi tu? Non sei una da pigiama, cioè magliette, no, pantaloni. No, quel che trovo. No, dipende. Io sono stagionale, quindi quando fa molto caldo dormo nuda, quando fa molto freddo mi copro. Ok. Va bene, concludiamo bene. Con la domandina di questa settimana. Sì. Intanto ci salutiamo, vediamo. Tutti. Ci vediamo la prossima settimana abbiamo l'evento, penso proprio di sì, perché è un venerdì, è il primo venerdì del mese, c'è la Blabla Night. Giusto, quindi vi aspettiamo qui a Spazio Umano. Ok, se non sapete che cos'è la Blabla Night, fatti i vostri. Andate sul sito di spaziumano.org e vedete cos'è la Blabla Night. È una serata tutti i primi venerdì del mese. Non so cosa ci stanno dicendo cose cattive. Potete portare il vostro talento, avrete 5 minuti sul palco e potete esibirvi. Esatto. Nessuno vi lancerà bucce di banane. Anzi, ci sarà il Golden Globe. Come si chiama? Golden Buzz. Golden Globe. Vabbè, terminiamo che siamo andati sulle lunghe. Quindi la domandella di questa settimana è: ma tu preferisci la radio o la televisione?